Ecco, abbiamo l'addetto stampa del Taranto, Sandro Corbascio, quindi c'è silenzio stampa. Mettiti di qua perché altrimenti siamo contro luce, Sandro. Sì, proseguiamo il silenzio stampa, c'è poca voglia di parlare perché quello che è successo oggi è indecoroso. È stata un'accoglienza pessima, cose mai viste su un campo di calcio ospitare così. Abbiamo visto dei bodyguard al posto degli steward che dovrebbero fare servizio d'ordine. Quello che è successo è davvero increscioso. Siamo finiti in menomazione perché tre giocatori sono finiti in ospedale a fine primo tempo per un'aggressione subita. Questo è quello che è stato riportato e anche documentato. È documentato in che modo? Documentato che c'erano anche persone che hanno visto e quindi sarà tutto certificato e anche i referti parlano chiaro. Ecco, sono tre ragazzi in ospedale che adesso dobbiamo andare a prendere a vedere come stanno. Sono a Potenza? Sì. Senti, Favetta, Croce e Manzo, mi confermi questi tre ragazzi in ospedale? Favetta, Croce e Manzo. Tra l'altro poi Croce è stato anche, penso, ingiustamente espulso. Ha cercato di dividere un po' quel parapiglia che si è creato dopo l'aggressione violenta e quindi ha pagato anche le conseguenze rimediando un rosso che poi di fatto ha compromesso il nostro secondo tempo dove abbiamo oltretutto anche dominato in 10 contro 11. Senti, ma la società rossoblu cosa farà adesso? Si sa qualcosa? Ci sarà un ricorso? Mi pare di aver saputo durante l'intervallo che la società avesse deciso di non scendere più in campo. Sì, c'era questa iniziale insomma valutazione, è chiaro che poi il regolamento parla chiaro, quindi rifiutarsi di scendere in campo pur in uno stato emotivo, mentale non idoneo e anche fisico sicuramente sarebbe stato plausibile e accettabile, però il Taranto ha preferito comunque onorare la partita fino all'ultimo, sopperendo a questa situazione gravissima che è accaduto e ha preferito evitare situazioni insomma di spiacevoli e ha preferito giocare fino all'ultimo la sua gara. Il risultato del campo è stato 1-0, ma moralmente credo che il Taranto abbia vinto sia sul campo ma soprattutto fuori, dove è stato trattato in una maniera sicuramente non consona per una squadra, per un campionato di Serie D con una squadra che sta preannunciando per andare in Serie C. E pare che le forze dell'ordine, i carabinieri, abbiano fermato una persona identificata la cui posizione al momento è al vaglio degli inquirenti. Sì, quello che vi posso dire è che i carabinieri erano presenti, hanno visto tutto, si parla di due tirapugni, anche delle cazzottiere che hanno ferito e hanno creato anche delle ferite piuttosto importanti ai giocatori che sono stati aggrediti, tant'è che sanguinava Favetta vistosamente da dietro anche la nuca. Manzo so per certo che ha accusato un forte giramento di testa subito dopo essere stato colpito, quindi c'è anche un po' di apprensione per lo stato di salute dei nostri giocatori. Spero insomma che l'epilogo sia tranquillo, perché ci hanno dato rassicurazioni sul fatto che adesso stiano riprendendo, quindi stanno meglio, però i ragazzi hanno dovuto fronteggiare anche uno stato emotivo non facile per una partita di calcio. Ecco, adesso la società, alla luce di tutto questo, probabilmente farà anche reclamo, ricorso insomma, per l'omologazione di... La società farà le opportune valutazioni, sicuramente il direttore con il presidente ma anche tutto lo staff valuteranno l'accaduto e il da farsi sarà sicuramente molto congeniale per quello che è accaduto. Ecco, ovviamente il direttore generale Montella c'è ancora, possiamo ascoltarlo, può rilasciare qualche dichiarazione? Vedo un attimo di provare a parlarci, provo a mandarvelo tra poco. Grazie a Sandro Corbascio, responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione del Taranto.